Come va? Allora, siamo messi male. Ci avevo messi male. Mi hai Allora, detto che hai visto un tutorial su YouTube. però smontava tutto, io adesso ho aperto soltanto il primo coperchio, devo continuare. Fai vedere, spostati. Tanto arriva Enea come aiutante. Questa è l'asciugatrice, ragazzi. Questo 2020 Ci sta guardando è apposta. sempre meglio. La lavatrice. Che è successo? Non lo so, non viene una Ecco, cosa. ha rotto qualcosa. Stai riprendendo ancora? Sì, sta riprendendo. Aspetta, forse non era questo il mercato. Andiamo a tentativi. Allora, che cosa è successo? Prima di tutto, ciao a tutti, buon pomeriggio, sono le 5 meno 10. Eccolo, forse era quello. Forse l'ho sistemato. Forse l'ha Sì, sistemato. era molto Allora, bello. ieri sera ho lavato i panni dei bambini e poi sono andata per mettere nell'asciugatrice. Non lo so che cosa è successo. Daniele poi si è informato su Google. Scusami, dai, su YouTube, non lo so dove, su siti attendibili. E forse pare che sia la cinghia, non lo so. E mi ha detto che avrebbe provato lui a sistemarla. Quindi adesso ha smontato, non so, ha fatto finta che ha toccato, ma No, ha fatto un no. rumore strano, quindi. Vediamo. Allora, già il fatto che gira, prima non girava. Cos'è sto rumore? Ah, ma forse perché è chiuso, non c'è il coperchio. No, è questa qua che. Aspettate, perché giustamente si è svegliato pure Mirko. Tanto sono le 5, amore, ti dovevi svegliare. Vabbè, quindi stavo dicendo. No, aspettate, prima prendo Mirko. Oppilala, ecco qua. Allora, vi stavo dicendo che appunto si è bloccata così, infatti ci sono i panni lì sullo stendino. E adesso vediamo perché così, come vi ho detto, questo 2020 va sempre meglio. Infatti noi ci siamo lasciati che la TV non funzionava. Se vi ricordate, vi avevo detto che non andava la scheda dell'abbonamento a Rai International. Continua a non andare, ci hanno mandato una nuova scheda, ma ancora non va. Adesso non so cosa ci manderanno. Ci siamo lasciati con il vetro che si era rotto da solo. E abbiamo contattato l'agenzia e ci ha detto: ha preso il numero del vetro, perché appunto sono vetri particolari. Aspettate, andiamo. Ecco. E verranno poi a ripararlo, ma non si sa bene quando, anche perché visto il periodo è un po' così. E niente. Sì, no, di nuovo. Aspetta, eh sì, ora lo rimettiamo. Aspetta, aspetta. Cos'hai sul naso? Cos'hai sul naso? E quindi questo, ho pensato di fare questo vloggino per rallegrare un po' queste giornate, visto appunto la situazione. Tra l'altro, per me la settimana santa, quella che va la Domenica delle Palme fino appunto poi alla Domenica di Pasqua, da quando siamo qui in Germania, quindi adesso a giugno faremo 5 anni, è la settimana più, in qualche modo, più malinconica, più di Natale, perché ci sono tutte quelle Vieni qua, cosine vieni qua. durante Pasqua. Eh? Vieni qua. Aspettate. Ok, rieccomi. Praticamente il mio tecnico tuttofare mi aveva chiamato e sono andato in suo soccorso. Senti, di 100 euro, sì, ragazzi. 100 100 euro, sapete cosa ha fatto? euro, L'ha giorno preso. festivo, perché qui in Germania è festivo. Cioè, sapete cosa ha fatto? L'ha presa a colpi di Sbeetle. Hai messo Sbeetle in qualsiasi pertugio, Allora, sei andato di Sbeetle. Poi non domani volendo c'era una ventola che non io ho toccato, volendo. no, dico, c'era una ventola, non volendo io ho toccato e ho detto, ma questa dovrebbe girare, ha fatto tac e ho preso, si è rotta.
E invece si è sganciato ed è Poi, dar, ritornato, poi, è il, poi ritornato funzionale. dovete sapere anche il linguaggio tecnico. Questa è una chicca solo per i calabresi come noi. Mi ha detto, secondo me c'è qualche pappice che blocca. Per i non calabresi sappiate che il pappice è tipo Puligine. puligine, Polvere, quella polvere. lanetta di polvere, non puligine, quella lanetta di polvere dell'asciugatrice. Comunque lui è andato di svitol, così, tutta quella bomboletta di svitol l'ha utilizzata, e fa meno rumore rispetto a prima, prima neanche girava il cestello. Poi domani farò una lavatrice e vedremo, se no anche qui ci toccherà Vedremo chiamare se ci vuole il nuova. tecnico. No, nuova no, anche perché noi l'abbiamo presa, ha fatto un anno, l'8 dicembre ha fatto un anno, quindi credo che la garanzia non ci sia più, cosa ovvia, perché si sa che queste cose si rompono sempre nel momento giusto. Aspetta, c'è un termine per dire questa cosa, come si chiama là? La cosa programmata. La cosa programmata, ecco, anche lui sui te, la cosa. La rottura No, programmata. c'è proprio un termine, Aspetta, sì. non mi viene. L'usura, Non l'usura. mi viene. No, no, è un aggettivo diverso. Vabbè, comunque vi stavo dicendo prima che per me la settimana di Pasqua è quella un po' più malinconica, perché ci sono tanti piccoli riti, almeno che facevo io, tipo la domenica delle palme, andare a comprare la palmetta da quei venditori, magari così, contadini a 2 euro la palma, il giovedì sepolcri, che poi finiva sempre a fare aperitivo con gli amici, il venerdì santo con la processione. Dove ne avevamo trovata una negli ultimi anni, sempre questo prima che noi venissimo qua in Germania, vicino a casa mia, davvero bella, emozionante, dove poi finiva con proprio la rappresentazione della crocifissione, con tanto di musiche, luci. Questa è una cosa che un po' mi manca, ogni Pasqua, sempre così. Però vabbè, sì, Enea. Ah, papà ti ha pettinato? Ma i ricci non si pettinano. Ah, Papà, pure anche dietro, vi fa vedere? Dietro sono perfetti, amore. Sono perfetti, papà, ha detto. il tecnico dell'asciugatrice fa Anche parrucchiere. È rotto. Tutto rotto abbiamo in questa casa. È tutto rotto. Tutto il rotto. tecnico pettina anche i ricci. Pensiamo che tecnico. Aia! Comunque, che dire? Aia! Io adesso mi accingo. Aspettate che c'è un casino. Posso parlare? Posso parlare? Okay. Dicevo che adesso mi accingo, sono le 6:15, a fare la ricotta. Ormai sono diventato. Ormai Una pastorizia vera e propria. faccio anche la ricotta, ovviamente una ricotta vegana. C'è l'altro che urla. Mirko, dove sei? Praticamente era da tanto che volevo fare questa cosa, però non avevo la fuscella, quella tipica per fare la ricotta. E quando i miei ci hanno mandato il pacco, mi sono fatta mandare, sì, anche quella fuscella. Quindi me la sono fatto mandare, così, visto che poi domani, che è sabato, faccio la pastiera, devo preparare prima la ricotta perché deve scolare bene. Ed è semplicissima da fare, questa è la mia seconda volta. Abbiamo fatto la prima, ovviamente, non è una ricotta, cioè tante cose vegane, poi riprodotte da quelle, diciamo, onnivore, il sapore lo ricorda molto. Nel caso della ricotta, no, si è mangiata così semplicemente, però noi poi l'abbiamo messa su una fetta di pane bruscato, abbiamo messo appunto la ricotta, pomodorini, olio, sale, pepe, lì è proprio buona, buona, buona. Quindi adesso la vado a fare così, poi per domani è pronta, e la unisco poi alla crema pasticcera e tutto il resto, poi comunque la facciamo domani insieme. Quindi adesso preparo questa ricotta
Ve la dico al volo, visto che tanti che mi seguite siete anche voi vegani, ma tanti replicate anche le mie ricette anche solo per curiosità. Comunque vi serve semplicemente un litro di latte di soia, che sia ovviamente senza zucchero, ma che soprattutto non sia di quelli addizionati, tipo con il calcio, con altre cose. Dov'è l'altro litro di latte? È giù. No! Mannaggia, ma sempre da anni combini, sempre da anni. Che è successo? Ho potuto vedere qua. Vabbè, allora vado a trovare il latte. Devo prima prendere la scopa. Vediamo un po'. Comunque, vi dicevo, serve soltanto 1 litro di latte di soia senza zucchero e senza essere addizionato con niente. E lo fate bollire. Appena il latte bolle, aggiungete 4-5 cucchiai di succo di limone a fuoco spento. Girate un attimino e si vedrà subito che i fiocchi di latte, diciamo, i fiocchi di latte, salgono in superficie. A quel punto mettete il coperchio e lasciate riposare un 20 minuti all'incirca. Quando poi togliete il coperchio, si vedrà che sopra c'è tipo il siero. Lo togliete un pochettino e poi con l'aiuto di un colino prendete i fiocchi che ci sono e andate a mettere in una fuscella, se non l'avete, in un contenitore con una garza. E basta, poi la tenete il frigo, quella lì andrà piano piano, scolerà tutto quanto il latte, il siero, quello che è in eccesso, e in 4-5 ore più o meno dovrebbe essere pronto. Io la faccio adesso, così poi per domani mattina sono a posto. Ok, il latte abbiamo trovato, eccolo No, qua, penso che devi soia, spingerti, soia drink natur, tanto, eccolo lì, lui passa attimo qui l'aspirapolvere. E va bene, facciamo insieme questa ricotta e basta. Dopo, chi grida? Sempre, sempre gridate. Perché ho chiuso la linea Apri, papà, apri. Basta. Ok, andiamo al procedimento. Ho messo il latte e 2 cucchiaini rasi di sale e basta, 2 cucchiaini da caffè. Adesso eccolo qui, il latte sta iniziando a bollire. Quindi io spengo il fuoco e mi sposto perché le piastre rimangono sempre calde. Sposto così. E poi aggiungo 4 cucchiai di succo di limone. Ne faccio uno, due, tre e quattro. Giro un attimino e già subito si vedranno i primi fiocchi. Guardate, già si vedono. Eccoli lì. Aspettate. Ok, eccoli, vedete? Ora qui metto il coperchio e più o meno lascio riposare un 20 minuti. Quindi ci vediamo dopo. Ok, allora, prendiamo un colino, un cucchiaio. Qui abbiamo la nostra patata, così. Riuscite anche a vedere e facciamo così. Ecco, eccola qua. Fate scolare un pochino. Ovviamente questa qua poi, se voi la mangiate così, come vi ho detto prima, si sentirà un pochettino il retrogusto di limone c'è. Su questo non ci possiamo fare niente, anche perché il limone è indispensabile, perché se no non può cagliare. Ecco, facciamo in questo modo. Ok, e la mettiamo qua. Un altro poco. Oppla. Però appunto, se poi voi la mangiate con i pomodori oppure nel ripieno con le torte salate, al suo perché. Quindi si fa così fin quando ovviamente si finisce tutto quanto. Io di fuscelle ne ho due. L'altra volta con 1 litro di latte me ne è venuta una. Se non sbaglio, poi un
un contenitore di questi, se non ricordo male, dovrebbe essere intorno ai 250 grammi. Facciamo in questo modo. Poi la prossima volta, ora questa qua adesso mi serve così al naturale, però la prossima volta vorrei provare a farla anche tipo aromatizzata, magari con, non lo so, col basilico, con le olive. Devo fare qualche esperimento, che poi è il bello in generale della cucina, ma con la cucina vegana ancora di più, è proprio questo di sperimentare sempre cose diverse. Comunque, io adesso vado avanti fino alla fine e poi faccio vedere com'è il risultato finale, anche se poi proprio per il finale finale poi ci vorrà domenica, che con il vlog del sabato poi lo andremo appunto ad usare per fare la pastiera. Quindi adesso vado e ci vediamo dopo. Eccola qua, ho riempito tutto, questo già è parte del siero. Ora questa la svuoto e va direttamente in frigorifero. Solo che qui c'è un bambino che non ha capito bene e ha preso un cucchiaino perché vuole assaggiare la ricotta. No, non si assaggia adesso. La ricotta. La ricotta è nel frigo. Io sono qua sul balcone con Mirko che sta gridando, si grida alla finestra d'Enea e basta, alle mie spalle, per dare un senso logico a questo periodo che di logico non ha niente, c'è l'albero di Natale, così. Ma volevo mettergli in realtà le palline per fare l'albero pasquale, però quelle che avevo erano senza gancetti e quindi ho lasciato stare. Forse è stato bene. Quindi con questa giornata alla fine quasi inizio estate, io vi saluto, scusate le chiacchiere, è stato un vlog così, giusto per tenerci un attimino compagnia. Io vado prima che qui fanno danni e ci vediamo in un prossimo video. Un bacio, alla prossima. Dove vai? Ciao! Vuoi salutare? Vuoi salutare tu? Ciao! Ciao! Aspetta che non ti hanno capito? A presto! Adesso! Vai, chiudi! Ciao! Bacino! Mando un E papà, papà! Vieni, papà! Vieni papà, devi salutare. Aspetta che sto facendo la ricotta, Dani, vieni un attimo. Papà, vieni. Lui è interessato al giardinaggio. Non crescerà mai niente, eh? Papà, vieni, che devi salutare, papà. Eccoci. Ciao. Ciao a tutti. Ci vediamo in un prossimo video. Ci vediamo domenica. Ciao. Bye.